Bentrovati, un nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Piove sul bagnato in casa Foggia, ho torto collo, mi vedo costretto a tornare sullo spiacevole episodio che si è verificato domenica mattina a Troia, episodio che è diventato una sorta di caso nelle ultime ore, con tanto di replica e controreplica, rispetto a un episodio che in sé per sé evidentemente fa molto male al calcio, una brutta pagina registrata al comunale di Troia, dove si sarebbe dovuta svolgere una gara fra le rappresentative Under 17 femminili del Foggia e del Brindisi, gara che è stata inopinatamente sospesa dopo 10 minuti della ripresa a causa dell'intervento del custode dell'impianto, che ha imposto, fra virgolette, al direttore di gara di interrompere la gara, di far rientrare le squadre negli spogliatoi, perché insomma c'erano delle complicazioni, delle complicanze sul quale non mi sembra nemmeno il caso di ritornare, anche perché in buona sostanza poi le parti in causa sanno perfettamente da quale parte sta la ragione. Vedete, quello che accade domenica, oltre che a confermarci quanto in buona sostanza già sapevamo, ovvero di una gestione del club rossonero che continua a lasciare molto perplessi, solleva proprio la questione legata alla cura del vivaio rossonero, che da queste parti insomma ha rappresentato sempre qualcosa di importante, di significativo, perché qui, anche se ormai un po' di tempo fa, parliamo di circa 15-20 anni fa, insomma, spesso e volentieri venivano allevati talenti che poi hanno fatto percorsi importanti, significativi, anche nelle massime categorie. E dunque assistere a situazioni come quelle di domenica scorsa, che non trovano precedenti da queste parti, sinceramente, oltre che a sollevare un polverone, ci lasciano molto perplessi. La domanda sorge spontanea: ma questo settore giovanile del Foggia, questo vivaio, attualmente da chi è gestito? Nelle mani di chi è finito? La domanda sorge spontanea, appunto, al di là di quelli che sono stati i recenti accadimenti, per tutte le storie particolari che girano attorno a questo movimento giovanile del Foggia. Saprete le scelte che sono state fatte a monte, non ve le devo certo ricordare io. Oggi il vivaio del Foggia è in subappalto, anche se evidentemente a Viale Ofanto cercano di mascherare il tutto, però è così, perché c'è un soggetto che ha un nome e cognome, che risponde appunto a Pier Giuseppe Sapio, l'attuale DS del Foggia, che ha ottenuto in gestione il settore giovanile direttamente dalla proprietà a proprio uso e consumo. Ora, a prescindere da quelli che possono essere i risultati del settore giovanile, risultati che possono essere anche apprezzabili, se è vero come è vero ad esempio che la Primavera 3 di Franco Degli Santi sta disputando i playoff, ci sembra insomma che si siano perse però le linee guida che da queste parti sono state d'esempio e che anche in altri ambiti sono state seguite ad hoc, proprio perché rappresentavano un unicum nel loro genere. Talenti del posto da queste parti oramai non ce ne sono più, o quasi, nel vivaio del Foggia. Molti sono venuti da fuori, perché così ha deciso Pier Giuseppe Sapio, e il vivaio del Foggia, insomma, ci sembra che sia davvero ridotto ai minimi termini. Ma questa non è una vita, non è una novità, è una storia che ormai va avanti da tempo. Però quello che sta succedendo davvero nel corso di queste stagioni
va oltre l'immaginabile. Ecco, sarebbe il caso a chi in questo momento è chiamato appunto a gestire il vivaio del Foggia, si rivolgesse per esempio a Delio Rossi, l'attuale tecnico del Foggia. Perché faccio il nome dell'allenatore del Foggia? Perché Delio Rossi, oltre ad aver fatto tutta la trafila a Foggia e aver vissuto la parentesi più significativa della sua carriera di calciatore proprio in rossonero, è poi partito nella sua parabola di allenatore, sicuramente di grande livello, proprio dalla primavera del Foggia. Ai più giovani voglio ricordare che fu nel segno di Delio Rossi la prima partecipazione al torneo di Viareggio della formazione rossonera. In quel Foggia, un nome su tutti, c'era un certo Pasquale Padalino, che poi è arrivato a vestire anche la maglia della nazionale di Sacchi. Delio Rossi guidò quel Foggia al torneo di Viareggio. Stiamo parlando della fine degli anni Ottanta. Il vivaio era all'epoca nelle mani di Ciccio Nardacchione, poi sarebbe subentrato Franco Campagnello. Ecco, chi oggi gestisce il vivaio del Foggia farebbe bene a rivolgersi a Delio Rossi e a chiedere come si gestisce un settore, quali sono i crismi che devono essere alla base per far crescere ed allevare i giovani talenti. Sì, perché noi da queste parti vorremmo che ad essere allevati fossero soprattutto i giovani talenti, ma per essere allevati hanno bisogno di essere visionati e quindi bisognerebbe mettere su una struttura che evidentemente oggi nel calcio Foggia 1920 non esiste. Non c'è, come dire, un substrato a livello di prima squadra. Volete mai che ci possa essere a livello di settore giovanile? Ciao.